Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari, Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari, Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari, Jagopi Janavallabha Girivara Dhari. Yasoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Janavallabha Girivara Dhari Yasoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Vraja Sundara Radha Vraja Sundashi Radhe Jaya Radha Vraja Sundara Radha Vraja Sundashi Radhe
Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jaya Goranita, Jaya Goranita, Jaya Goranita, Jaya Goranita, Jaya Jaya Goranita, Jaya Goranita, Jaya Go, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada, Jaya. Shila Prabhupada, Jai Shinga Bhagavan Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai, tutte le glorie ai devoti riuniti, tutte le glorie ai devoti riuniti, tutte le glorie ai devoti riuniti, tutte le glorie a Shri Guru e Goranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna a tutti, grazie di essere presenti alla lezione dello Srimad Bhagavatam. Hare Krishna to everyone, welcome and thank you for being here at this Srimad Bhagavatam class. Siamo al canto 8, al capitolo 16, intitolato Il metodo di adorazione conosciuto come Paya Vrata. Here we have reached canto 8, chapter 16. The title of this chapter is Paya Vrata, Process of Worship. Il verso è il numero 15 e successivi. Today we read starting from text 15 and then the following texts too. Tasmai sha bhajantyame Sheya chintaya suvrata Rita shriyorita stanam Sapatna paina prabho Sapatna paina prabho Tasmai sha bhajantyame Sheya Shintaya Subrata Rita Shriyorita Stana Sapatnai Paina Prabhu Tasmai Shabhashantyame Sheya Shintaya Subrata Rita Shriyorita Stana Sapatnai Paima Prabhu Mataji, Asmai Shabhajantyame, Sheya Chintaya Subrata, Rita Shriyorita Astana, Sapatna Paina, Tasma, perciò. Isha, o potente Signore, Bhajantya,
del tuo servitore, me, di me, Shreya, il bene, Cintaya, considera, Surata, o tu che sei così gentile, Rita Shriya, privato di ogni opulenza, Rita Stana, privati della residenza, Sapatnai, dai rivali, Pai, ti prego di proteggere, Na, noi, Prabhu, o mio Signore. Traduzione Srila Prabhupada. Perciò, mio dolce Signore, ti prego, mostra la tua misericordia a questa tua servitrice, ora che i nostri rivali, i demoni, ci hanno privato della nostra opulenza e della nostra stessa dimora. Ti preghiamo di darci protezione. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. Therefore, most gentle Lord, kindly favor your maid servant. We have now been deprived of our opulence and residence by our competitors, the demons. Kindly give us protection. Spiegazione Srila Prabhupada. Aditi, madre degli esseri celesti, supplicava Kasyapa Muni di proteggere i suoi figli. Quando parliamo degli esseri celesti, anche la loro madre è inclusa. Purport. Aditi, the mother of the demigods, appealed to Kasyapa Muni to give the demigods protection. When we speak of the demigods, this also includes their mother. Leggiamo i versi successivi. Read the following verse. I demoni, i nostri nemici che sono così potenti, ci hanno spogliato della nostra opulenza, della bellezza, della fama e perfino della dimora. Ora siamo in esilio e stiamo sprofondando in un oceano di difficoltà. Text 16, translation. The demons, our formidably powerful enemies, have taken away our opulence, our beauty, our fame, and even our residence. Indeed, we have now been exiled, and we are drowning in an ocean of trouble. Verso 17, Yatatani punasado prapadyaram mamatmaja tatavidei kalyanam diyakalyana kritanam. O migliore tra i saggi, il più grande tra tutti coloro che concedono benedizioni e fortuna, ti prego, considera la nostra situazione e concedi ai miei figli la benedizione che permetterà loro di ritrovare ciò che hanno perduto. Text 17, translation. O best of sages, best of all those who grant auspicious benedictions, please consider our situation and bestow upon my sons the benedictions by which they can regain what they have lost. Verso 18. Shisu kubacha evam abhyartito ditya kastam ahas mayaniva aumayabalam vishnos meabaldam idanjaka. Sukadeva Goswami continuò. Ascoltando la richiesta di Aditi, Kasyapa Muni ebbe un lieve sorriso. Ahimè, disse, com'è potente l'energia del Signore Shri Vishnu, che lega il mondo intero con l'affetto verso i figli. Spiegazione, certamente Kasyapa Muni comprendeva il dolore di sua moglie, eppure espresse la sua sorpresa nel constatare che il mondo intero è influenzato dall'affetto. Translation. Sukadev Goswami continued, when Kasyapa Muni was thus requested by Aditi, he slightly smiled. Alas, he said, how powerful is the illusory energy of Lord Vishnu by which the entire world is bound by affection for children.
Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Milita Yena Tasma Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manubhistam Stapita Yena Bhutale Svaya Rupa Kadamaya Dadati Svapadantika Bandeya Shri Guru Shri Yuta Pada Kamala Shri Guru Vaishnavancha Hirupa Sakrajata Sagana Ragunatam Vitam Tansa Jivam Sadvetam Savadutam Parijana Saita Krishna Chaitanya Devam Hirada Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakambitancha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavanesvari Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyasa Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitana Pavane Bhyo Vaishnave Bhyo Namo Nama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Allora io partirei proprio da quest'ultima, da quest'ultimo verso, perché la spiegazione Prabhupada nella spiegazione dice certamente Kasyapa Muni comprendeva il dolore di sua moglie, eppure espresse la sua sorpresa nel constatare che il mondo intero è influenzato dall'affetto. Now I would like to start just from this last text. Text 18, the last we have read, because here the purport is very clear. Kashyap Muni was surely sympathetic to his wife's affliction, yet he was surprised at how the whole world is influenced by affection. Quindi, Prabhupada dice che il mondo intero è influenzato dall'affetto. Here, Prabhupada states that the whole world is influenced by affection. Perché è influenzato dall'affetto? Why is this world influenced by affection? Perché quando noi siamo stati creati, avevamo la creazione, compreso l'affetto, che era Krishna, che era Dio. Because when we were created, we had creation plus affection, that is, affection towards Krishna, who is the Supreme God. Quell'affetto noi l'abbiamo perduto perché ci siamo distaccati da Krishna. But that same affection is something we have lost since we have decided to cut ourselves off from Krishna, to separate ourselves from God. E da quando siamo nati cerchiamo disperatamente questo affetto che abbiamo perduto. And since our births we are looking for this affection we have lost. Quando siamo bambini ancora non facciamo i ragionamenti, per cui ci basta l'affetto quando c'è del padre e della madre. Quando c'è. When we are still children we do not reason a lot about that. We are simply satisfied by the affection of our father and of our mother if they are there. Infatti il bambino è felice, non ha paura di niente, basta che sia vicino al genitore, al papà o alla mamma. Indeed, a child is joyful and fearless provided that he is close to his mother or to his father. Questa dovrebbe essere anche la nostra posizione nei confronti di Dio. Non dovremmo aver paura se abbiamo Dio con noi, se è vicino a noi, oppure se abbiamo una relazione con Lui. This should be our attitude towards God. We should be fearless and joyful as long as we are sure that God is with us.
I guai sono cominciati quando noi ci siamo distaccati da Dio. But actually our real troubles started when we decided to separate ourselves from God. Ora qui c'è un dubbio. C'è chi dice che noi nel mondo spirituale non ci siamo ancora stati e cadiamo da una situazione intermedia tra il mondo spirituale e il mondo materiale, dove è piena di estasi, è piena di beatitudine, ma manca la relazione. Here there is a contentious point. Some people, some devotees, say that we have not fallen directly from the spiritual world, but from an intermediate situation in between spiritual and material world. Other persons state that we have fallen in some way from the material world. E c'è chi dice che noi siamo caduti direttamente dal mondo spirituale. Yes, they say that we have fallen down directly from the spiritual world. E siamo caduti perché volevamo metterci in evidenza, volevamo essere, come dire, riconosciuti, va bene. Volevamo essere riconosciuti. In evidenza, va bene. They say that we have fallen from the spiritual world because we wanted to be acknowledged, to be honored, to put ourselves into evidence. Meglio dire che volevamo essere al centro dell'attenzione. We wanted to be at the center of attention, under the spotlight. Mentre è Krishna che nel mondo spirituale e anche nel mondo materiale deve essere al centro dell'attenzione. But actually it's Krishna the one who must be at the center of attention both in the spiritual and material world. E, anche qui nel mondo materiale noi abbiamo due possibilità. Già il mondo materiale si può trasformare in mondo spirituale. And within this material world we have manifold possibilities, but we can of course transform this material world into the spiritual world. Basta mettere Krishna all'attenzione, anziché parlare di noi, parliamo di Krishna. But this will be possible if we put Krishna at the center. E linea di massima è quello che fanno i devoti. And this is what is done by the devotees. Quindi noi siamo fortunati perché Krishna per i devoti è un debole. And we are lucky because Krishna has a weak point for the devotees. He favors devotees. C'è una breve storia nello Srimad Bhagavatam di un astrologo che aveva offerto la lettura dell'oroscopo a una persona povera. There is a brief story within Srimad Bhagavatam in which an astrologer has offered a reading to a poor person. Che era andata da lui per farsi predire il futuro. This person wanted to know about future. Esaminando l'oroscopo, però, l'astrologo fu stupito di vederlo così povero e gli disse: But by examining the astral chart, the astrologer was amazed to see that this person was so poor. Cioè, ma perché sei così infelice? Vedo dal tuo oroscopo che possiedi un tesoro nascosto, ereditato da tuo padre. Why are you so unhappy? Asked the astrologer. I can see from your chart that you possess a huge treasure hidden somewhere. That was the inheritance from your father. L'oroscopo dice però che tuo padre non ha potuto comunicarti il segreto perché è morto in un paese straniero. But the stars tell me that your father was unable to reveal you this secret as he died in a foreign country. Ma ora tu puoi cercare il tesoro lasciato da tuo padre ed essere felice. But now you can find the treasure left by your father and be happy. Questa storia, citata nello Srimad Bhagavatam, sta a significare che l'essere individuale soffre
perché non conosce il tesoro nascosto del suo Padre Supremo. This story from Srimad Bhagavatam teaches us that the conditioned being suffers because he cannot get the treasure left by his father, the Supreme Being. Quindi soffre per mancanza di affetto. So he suffers due to a lack of affection. E questo tesoro qual è? But what is this treasure? Questo tesoro è l'amore per Dio. This treasure is the love for God. E il Bhagavatam commenta, dice che quando l'essere vivente entra in contatto con la creazione materiale, and the Srimad Bhagavatam says that when the conditioned beings enter into contact with material creation, il suo eterno amore, cioè la ricchezza che ha abbandonato, si trasforma in lussuria. His eternal love, the wealth he has abandoned, is transformed into lust. Sotto l'influsso della passione si trasforma in lussuria, come il latte diventa yogurt sotto l'azione del tamarindo. This love is transformed into lust under the influence of raja, passion, exactly like milk can be transformed into a sort of yogurt due to the action of tamarind. La lussuria è dunque il più grande nemico dell'essere vivente. Lust is therefore the living being's worst enemy. Ed è solo la lussuria che mantiene l'anima pura, prigioniera del mondo materiale. And so it's lust, the things which keeps the soul prisoner of this material reality. La collera che ogni tanto ci viene è la manifestazione dell'ignoranza. Il non sapere genera la collera. The anger which sometimes emerges within us is a manifestation of ignorance. We però, don't know and then we get angry. Però noi possiamo usare la passione per elevarci fino alla virtù, seguendo alcune norme di vita. But we can actually utilize passion in order to be elevated up to the level of virtue. Quindi la passione è una virtù intermedia tra la virtù e l'ignoranza. So passion is something in between virtue and ignorance. E se osserviamo queste regole di vita, saremo protetti dalla degradazione di precipitare nella collera. And if we follow these rules of life, then we will not risk falling down into anger also. Dio, la persona suprema, si moltiplica all'infinito in modo tale che la sua felicità spirituale cresce continuamente. So God manifests as a spiritual force so that it becomes more manifest in the creation. E tutti gli esseri contribuiscono a questa felicità illimitata. And all the beings contribute to this unlimited happiness which is everywhere in creation. Quindi la motivazione per cui noi siamo stati fatti individui, perché noi facciamo parte del corpo di Cristo, in un certo momento Cristo ci ha reso individui. The reason why we were shaped into individuals because at first we were part of Krishna's body. Quindi ci ha dato questa possibilità di avere una certa indipendenza e potevamo scegliere di stare con lui oppure no. Is that Krishna wanted us to have a certain level of independence so that we were free of choosing him or not. E tutti quelli che siamo nel mondo materiale abbiamo utilizzato male questa indipendenza, che è un sintomo dell'amore di Dio. But the fact that we have fallen down into this spiritual, into this material world, means that we have misused that independence. Quindi abbiamo trasformato l'attitudine devozionale in desiderio di godimento materiale. So we have transformed devotional attitude into something material. Quindi Dio ha creato il mondo materiale per dare alle anime condizionate
la possibilità di soddisfare i loro desideri lascivi, diciamo così. So God has given material souls the possibilities of coming into this world in order to make them satisfy their lustful desires. Quindi, dopo una serie interminabile di tentativi vani e frustranti, l'uomo comincia a interrogarsi sulla sua vera natura. So man started wondering about his true nature. Quindi molti di questi giacci Shirada Rajasundara chi giacci Jaganabaradeva Subhadra chi giacci Shigornitai. Quindi molte di queste persone che hanno fatto tutti questi tentativi frustranti sono approdate quando erano cotti, diciamo così, cotti dalla vita materiale, sono approdati alla coscienza di Krishna. So many persons approached Krishna consciousness after having been exhausted by material life. Questo è uno dei motivi per cui la coscienza di Krishna è vittoriosa. This is one of the reasons why Krishna consciousness is victorious. Quando eravamo nel mondo materiale noi ci annoiavamo, nonostante ci cercassimo di soddisfare i sensi, di andare in discoteca, di vedere la partita di calcio, di fare zapping alla televisione. While we lived in the material world we were bored, even if we went to parties, we watched football competitions and so on and so on. Ma questo modo di fare era noioso. But this behavior was boring. Perché una prerogativa della vita materiale è proprio la noia. Because one of the most salient characteristics of material life is boredom. C'è un romanzo intitolato La noia di Moravia che però non l'affronta sotto l'aspetto spirituale. There is a very famous novel by the Italian writer Alberto Moravia. The title is La noia, boredom, but this is not seen from a spiritual perspective. Questo scrittore cerca di indurre a evitare la noia con ancora più gratificazione dei sensi. Actually, this writer invites us to counteract boredom by gratifying the senses. Ma perché c'è questa noia nel mondo materiale? But why is boredom there within the material world? Perché quando noi aspettiamo un evento, because when we are waiting for something to happen, l'attesa, in attesa che si verifichi questo evento, è noiosa, non vediamo l'ora che viene. The waiting for this event is boring. Poi, quando arriva l'evento, magari è un evento noioso e quindi la noia continua. But when this event arrives, sometimes it's something boring, it's something below our expectations, and so often this sensation of boredom goes on. Magari stiamo aspettando l'uscita di un film che magari dal titolo ci incuriosisce. Maybe we are looking for the release of a movie whose title sounds curious for us or interesting. E poi invece vediamo che il film è noioso. But later we are bored by the movie. Quindi la noia è l'attesa che va da quando uno decide di aspettare l'evento fino all'evento. So the boredom is something which appears at the when one is waiting for something to happen, and then it can also go on when there is, quindi, when our when this event is below our expectations. Quindi è un'attesa continua in attesa di eventi. So we are always waiting for something to happen. Pensare a Dio non è come pensare a una persona qualunque. But thinking about God is not like thinking about a person whichever. Perciò non dovrebbe essere difficile pensare a Dio. So thinking about God should not be hard.
Dio è colui che ha creato gli universi, non il nostro universo, gli universi, ed è l'origine della nostra esistenza. God is the one who has created not only this universe but manifold universe, and he is the origin itself of our own existence. Dio è colui che ci dà la vita. God is our life giver. Che ha creato non solo gli esseri umani, ma tutte le specie di esseri viventi. God has not simply created us human beings, but all the living species. Dio è colui che controlla il sole, la luna e tutte le galassie. God is the supreme controller. He controls the sun, the moon, all the galaxies. Dio è colui che ci fornisce l'acqua, il cibo e l'aria per respirare. God offers us water, food and air to breathe. È anche la persona che ci accompagna in ogni fase della nostra vita attraverso il Paramatma. Il Paramatma è quella figura di quel quadro che God is always following us within our hearts under the form of Paramatma. We see here Paramatma portrayed in that picture at the left of the entrance door. Quindi pensare a una persona così straordinaria dovrebbe essere una conseguenza naturale, perché è l'unica persona che può darci la compagnia di cui abbiamo bisogno. So focusing our minds on such a great personality should be something natural, because he's the only one who can give us the affection, the association which we really need. Una persona così importante, così straordinariamente efficace, perché fabbrica tutto attraverso il pensiero. So such a very important person, such a powerful person who can give shape to everything through his thinking process. Può darci la felicità alla quale aspiriamo. God can give us the happiness which we demand. Le persone che ci amano nel mondo materiale non possono darci la felicità, al massimo possono darci un po' di compagnia, un po' d'affetto. The persons who love us within the material world can only give us a bit of association or a bit of affection, but they cannot give us happiness in this world. E comunque sarà una compagnia temporanea, perché and tutti dobbiamo invecchiare e morire. The company these persons can give us will be something temporary and brief, because everybody must get old and die. Ma noi a tutte queste cose non ci pensiamo. But we do not think about all these kind of things. Perché nella nostra testa c'è altro. Because our minds are focused elsewhere. E che cosa c'è nella nostra testa? Where should our minds be focused? Ci siamo noi, il nostro prestigio, il nostro successo, vogliamo dare a vedere di essere i migliori. As a matter of fact, our minds are focused on our prestige, our reputation, on showing that we are the best. E questo fenomeno purtroppo è esteso anche alla vita devozionale. And this is extended also to devotional life. Ci sono molti devoti che vogliono far sapere che sanno e che vogliono essere al centro dell'attenzione, scansano Krishna e si mettono al centro dell'attenzione. There are so many devotees who wanted to make it known that they know, and a lot of times they put Krishna aside to be personally under the spotlight. Qualche volta succede anche a me. Sometimes it happens also to me. Quando per esempio vesto le divinità Radha Sundara. For example, when I dress the deities of Radha Rajasundara. Mi fa molto piacere quando qualcuno dice che sono belle, che sono vestite bene. I feel a deep pleasure when someone says that they are elegant or properly dressed. E Radhanathswami, mio maestro spirituale, ha detto la cosa giusta su questo punto. And Radhanathswami, my spiritual master, was very clear about this point. Ha detto che a quel punto la divinità non sono più Radha Krishna, ma il nostro falso ego. At that point, he says, the deity is not
Radha Krishna anymore, it's just our false ego. Comunque teniamo presente che tutto quello a cui pensiamo che non sia Dio è passeggero, effimero e anche perituro. We must, at any rate, always remember that whatever we think outside God, besides God, is just something temporary, something doomed to die and disappear. Le persone alle quali pensiamo, con le quali abbiamo relazione, moriranno. The persons with whom we maintain relationships will sooner or later die. E quando succederà, soffriremo molto. And when they die, we will of course suffer a lot. Soffriremo per l'affetto che avevamo maturato per loro e soffriranno loro per le stesse ragioni. We will suffer due to the affection we feel towards them, and they will suffer due to the same reason. Ecco perché c'è sofferenza nel mondo materiale. That is why this material world is so full of suffering. Finché non ci liberiamo di questi pensieri, di questi attaccamenti, e li rivolgiamo a Dio, non raggiungeremo mai la felicità. Until we get rid from these forms of attachment and we focus on God, then we will never reach happiness. Qui è bene dirlo, liberarsi dai pensieri non significa abbandonare tutto. But I would like to specify, abandoning this kind of thoughts does not mean abandoning everything. Significa prendersi cura amorevolmente di coloro che ancora non hanno capito il significato della vita. It means that we have to take care with loving kindness. We have to take care of those who still haven't understood the real meaning of life. Molto spesso, quasi sempre, noi pensiamo, tutti pensano, che Dio a noi non ci pensi, che ci ignori. A lot of people think, many persons think, that God does not think about us, he ignores us. Invece lui è la persona che più che noi che pensiamo a lui è lui che pensa a noi. By contrast, God thinks about us far more than we think about him. Ci ha dato così tante cose che per gratitudine dovremmo ringraziarlo dalla mattina alla sera. He has bestowed on us so many graces that we should thank him from morning until evening. Nessuno può pensare che tutte le componenti del corpo, cioè le mani, gli occhi, il naso, le orecchie, lo stomaco, il cervello. No one can imagine that all the components of our bodies, that is brain, eyes, hands and so on. Nessuno può pensare che ce l'abbia dato il caso o gli scienziati. It is not thinkable that these limbs have been given us by blind chance or by scientists. La mano, che è un organo molto semplice che fa parte del corpo. Human hand, which is this apparently very simple part of our bodies, e che ci è molto utile. It's very useful to us. È fatta proprio per prendere, no? Per sentire il tatto. It is shaped to grab objects and to give us feelings. Stiamo parlando della cosa più semplice che c'è nel corpo, poi ci sono gli occhi, però adesso fermiamoci un po' sulla mano. It's a rather simple part of our body, then we have more complex organs with multiple functions. Queste mani non ce l'ha dato il caso o gli scienziati. These hands have not been shaped by chance or by scientists. Queste mani ce l'ha date qualcuno che pensava a noi e che ci ha voluto fare un regalo. These hands have been given by someone who cares about us and who wants to offer us a gift. Ora, un regalo lo possono fare tutti e quando ci sono ricorrenze, i compleanni, cerchiamo di indovinare il regalo che fa più al caso di quella persona. Of course everybody can offer a gift. When there is a birthday or another feast, then we try to guess what can please most a certain person. Ma non ci indoviniamo quasi mai.
but we almost never guess properly. Mentre Dio ha fatto a noi il regalo che ci serviva, cioè le mani ci servono, no? E by quindi, contrast, God has given us a very useful gift because hands are very useful for us. Così gli occhi, ci servono gli occhi. Gli occhi è una cosa straordinaria. Our eyes, possiamo vedere a milioni di chilometri di distanza. So our eyes are so useful that they allow us to see at a distance of kilometers. Quando morì mia madre, io dissi al medico di essere sicuro che fosse morta, perché ogni tanto avevo letto che qualcuno si era svegliato nella tomba. When my mother died, I asked the doctor if he was sure that she was actually dead, because I have read about people who wake up in their tomb, cases of apparent death. E questo medico che cosa fece? Gli aprì la palpebra e guardò l'occhio. And what did the doctor do? He examined my mother's eyes. E attraverso l'occhio vide che mia madre era morta, era sicuro. And through the absence of reactions in her eyes, he understood that she had died. E perché l'immagine che riceveva non la portava al proprietario del corpo, che è l'anima. Because we can say that the image received via the eyes was not communicated to the owner, to the former owner of that body, which is the soul. Ora gli scienziati vorrebbero creare la vita. Per il momento hanno creato i robot. Now scientists would like to create life. Until now they have created some robots. Ma i robot si muovono attraverso un programma. Non hanno un'autonomia individuale. But robots, in order to make movements, need programming. Actually, they do not have an individual life. Avete visto mai un robot che ha guardato una robottina e magari gli ha fatto il filo? L'avete visto mai? Have you ever seen a male robot flirting with a female robot, feeling aroused, feeling attracted? Sì, l'ho trovato. There are of course movies, science fiction movies about love in between robots or android. Mettiamo pure che l'avesse seguita e magari gli avesse chiesto un appuntamento. Let us imagine that the male robot follows the female robot and tries to date her. E poi le carezze e le coccole che gliela faceva con la plastica. But they cannot caress each other. They are, after all, pieces of metal and plastic. Adesso ci sono i medici, gli specialisti che cercano di rimettere la mano quando è amputata. There are nowadays some doctors who are trying to restore amputated hands. Però che fanno? Tagliano la mano da un morto e la mettono sulla persona viva. Fanno il trapianto. They used to transplant hands from dead bodies. Okay. Però quando si dice che la mano morta no, funziona. Questa è proprio la mano morta. But that is a dead hand, which has a limited functionality. Quindi nessuno può pensare che tutte le componenti del corpo ce le abbia date il caso oppure gli scienziati. So no one can think that all are the components of our body are the fruit of e il resto? Chance or the work of scientists. E il resto? Gli alberi, i fiori, i frutti. But what about trees, flowers, and so on? Ci ha dato perfino la possibilità di ascoltare il canto degli uccellini. God has bestowed on us even the capacity of listening to birds chanting around. E noi come ringraziamo? But how can we thank God? Con le bombe. Abbiamo visto i bombardamenti che fanno gli aerei sugli obiettivi. Adesso
hanno il mirino, per cui quando sganciano una bomba va a colpire sicuramente l'obiettivo. By bombing places, we have seen that war aeroplanes now have this targeting system which is rather advanced, and before dropping the bomb they can choose, visualize very precisely the target. E quindi fabbricano i grattacieli, i complessi industriali, fanno le colate di cemento e lo smog. We fabricate skyscrapers, we fabricate industrial complex, we make buildings with cement, but then we are suffocated by smog. Quindi questo è il ringraziamento che noi diamo a Dio a fronte di quello che lui ci dà, la natura, la bellezza del mondo materiale. Is this what we are giving, what we are presenting as a sort of thanksgiving in front of all the gifts which God has offered us? Ma anche se ce la stiamo mettendo tutta per offuscare le bellezze della natura, non riusciremo mai ad oscurare l'azzurro del cielo e lo splendore del sole. But we will never be capable of of blackening the splendor of the sun and the infinity of the sky. Dio voleva che vivessimo felici anche se lontani da lui. God wanted us to live happily even if separated from him. Ma noi volevamo metterci in evidenza. But we wanted to put ourselves at the center. Volevamo essere Dio anche noi. We wanted to become God. Ecco perché gli spermatozoi corrono affannosamente verso la vita, vogliono arrivare primi perché già sanno che c'è possibilità di godimento. That is why sperm do want to the in contained in the semen want to reach first the ovum because they want to reach first a life of enjoyment. Quindi, nonostante che noi l'abbiamo lasciato, lui comunque ci ha dato la possibilità di gratificarci e ci ha dato questa opportunità dell'oblio, dell'oblio. And even if we do not know this, God has given us the possibility of enjoying within these material worlds, and he has also given us the possibility of forgetting, of oblivion. We have this oblivion. Oblio significa dimenticarci tutto del passato. Oblivion means forgetting everything about our past. E quindi anche di Dio. And so we can also forget about God. Ma questa è una, come dire, un regalo che Dio ci ha fatto perché voleva che volessimo vivere senza imbarazzo. Quindi lui si è fatto in disparte in questo caso e ci ha dato campo a noi. But this is a gift from God in some way because God has decided to disappear, to become a less noticeable presence in order to give us all the space for action. Cioè in questa maniera lui si è messo al nostro servizio e ci lascia decidere. So in this way God has put himself at our service by giving us free will, the free of choosing. Noi volevamo essere protagonisti e lui ce l'ha concesso. We wanted to be the protagonist, the at the center of attention, and he has given us this role. Tra tutte queste cose che ci ha concesso, ci dà anche dei suggerimenti, ma noi non li seguiamo. God has also given us some suggestions, but we do not follow them. Ascoltiamo più volentieri quella furbona della mente perché va a scovare tutto quello che nutre la nostra lussuria. We are more inclined to listen our cunning minds because the mind also always offers us the way to gratify our lust. E poi c'è Arjuna che qui fa una domanda a Krishna, dice: cos'è che ci induce a peccare? And so we have this crucial question asked by Arjuna: what does
pushes us towards sin. E Krishna risponde così nella Bhagavad Gita: è lussuria soltanto, nata dal contratto con l'influenza materiale della passione. And Krishna in the Bhagavad Gita answer, it is just lust born from the contact with passion. Poi trasformatasi in collera. Then this lust is transformed into anger. È il nemico devastatore del mondo e la sorgente del peccato. This is the enemy and the ruin of the world, and this is the source of sin. Quanta differenza tra il nostro egoismo e la generosità di Dio. How much our selfishness is different from God's own generosity. Quindi tutte queste gentilezze di Dio e tutte queste bellezze delle quali siamo circondati non meritano un ringraziamento. So how can all the beauties and gratifications offered us by God be not worth our thanksgiving? Quindi Dio a noi ci pensa perché siamo sue creature, e se lui pensa a noi, perché noi non pensiamo, non dobbiamo pensare a lui? So God takes care of us as his own creatures, but why should we not think about him? I demoni dei quali parla il verso, the demons mentioned by the verse, by the text, ci pensano perché sono attaccati dai demoni, e ci pensano, no, non i demoni, gli esseri celesti ci pensano perché sono attaccati dai demoni, ci pensano nel momento del bisogno. Quindi anche gli esseri celesti pensano a Dio nel momento del bisogno. The demons mentioned in text 16 attack the demigods, and then the demigods start thinking about God. Even demigods start thinking about God when they find themselves in a situation of distress, of need. Anche noi pensiamo a Dio nelle disgrazie e nelle sofferenze. We too think about God in times of distress and suffering. Però viviamo in questo mondo, ma non è il nostro posto. We live in this world, which is not our real abode, it is not our real place. E come possiamo vedere anche dal verso che abbiamo letto, il nostro amico è Krishna, è lui che uccide i demoni ed è lui che protegge i devoti. So our friend is Krishna, he is the killer of demons and he is the protector of devotees. Adesso vi svelo, io non lo sapevo, però l'ho letto sullo Srimad Bhagavatam, dove vivono questi demoni. And now I will tell you where these demons live. I have read it in the Srimad Bhagavatam, of course I have not direct knowledge. Vivono sui pianeti al di sotto della nostra terra. They live within planets which are below our planet Earth. E gli abitanti di questi pianeti, che sono appunto i demoni, godono di una vita esente da ogni inquietudine. And they lead a careless life. Non si domandano chi sono, da dove vengono e qual è lo scopo della vita. They do not wonder about who they are, what is the purpose of their lives, where they are from. Non hanno i dubbi che abbiamo noi sulla terra, e anche le tribolazioni, vecchiaia e malattia. They don't have the doubts which we have in this planet. They do not suffer due to disease or old age. Non hanno le rughe, non hanno i capelli bianchi, sono sempre pieni di energia e di vitalità. Their faces do not become covered with wrinkles, their hair does not whiten, they are always full of energy. Insomma, hanno tutto per godersi la vita senza niente che li disturbi. And there is no disturbance in the demons' capacity of enjoying their lives. L'unica cosa che non possono evitare è la morte. But they cannot avoid death. Che non è una morte come la conosciamo noi, ma avviene per mezzo del Sudarsha Chakra, la infallibile arma con la quale Krishna elimina i demoni. But their death is not comparable to what we define as death. They die due to the action of the Sudarshan Chakra, Krishna's infallible weapon in order to kill demons.
C'è un verso nella Chaitanya Charitamrita che parla del verso Atmarama, e questa è l'ultima cosa che diciamo. Del verso Atmarama. Un verso nella Chaitanya Charitamrita che parla del verso Atmarama. There is a verse within Chaitanya Charitamrita which speaks about the verse named Atmarama. E questo verso ci dà la spiegazione di questo affetto che ci manca. And this verse describes us the affection which we miss. Il termine Atmarama si compone di due parole, Atma che significa il sé e Rama che significa la fonte di ogni piacere. Atmarama is composed by two Sanskrit words, Atma, the self, and Rama, the source of it, of every pleasure. Il significato di questo verso dovrebbe essere soddisfatti in se stessi. The meaning of this verse should be being satisfied in oneself. Ma come facciamo ad essere soddisfatti se siamo soli? But how can we be satisfied if we are alone? E infatti non siamo soli perché siamo insieme a Rama. But we are not alone because we are together with Rama. Quindi quando la nostra vera identità è collegata con Rama, cioè con Dio, when our true identity is linked with Rama, that is God, si può capire qual è la vera relazione tra noi, Jiva e Dio. And so we can understand what is our real relationship in between ourselves and God. Questa mancanza di affetto è compensata perché Rama diventa tutto per noi, il nostro padre, la nostra madre, la nostra famiglia, la nostra felicità, perché Rama è Dio. This lack of affection is compensated by the fact that Rama is everything for us. He is our father, our mother, our son, our sister. He is everything for us because he is God. E quando ci stacchiamo da questa entità, siamo costretti a cercare un'altra. But when we get detached from this entity, we are forced to look for something else. E questo è il dramma delle persone che vagano nel mondo materiale. And this is the reason why the people suffer while wandering through this material world. Quindi anche se abbiamo la famiglia, se abbiamo gli amici, se abbiamo i figli, siamo comunque soli, inesorabilmente soli, perché la nostra compagnia è solo Dio. But so even if we have a family, even if we have children, even if we live in a family, we are ultimately alone because our only company is God. Quindi quell'affetto di cui parla il verso può essere compensato solo nella maniera in cui noi ci ricolleghiamo con Dio. So the affection which we find in the verse is compensated by the love which is the love towards God. Grazie per l'ascolto. Tu hai capito qualcosa? Have you understood something? Yes. Anastasia? Ah no, tu capisci l'inglese? Capisce tutto l'italiano e l'inglese. Anche Rinandara capisce l'inglese. Ok, grazie. Srila Prabhupada, chi già?